C'è chi resta a bordo campo non come allenatore in riserva, come spettatore appassionato, ma perché semplicemente non capisce ancora che gioco si stia giocando. Il caso di Gianfranco Giulianta, ex assessore regionale di Forza Italia, dell'ala degli ex Alleanza Nazionale. La partita cosiddetta è quella della candidatura a sindaco dell'Aquila nelle elezioni amministrative del 2017, da parte di un centrodestra in cui sono tanti galli a cantare. Giulianta ha fatto gli onori di casa per la visita del senatore Altero Matteoli all'Aquila per sostenere le ragioni del no al referendum del prossimo 4 dicembre. Un evento non di partito è stato precisato, ma organizzato dalla fondazione di Matteoli, Libertà e Bene Comune, un evento non di popolo ma semplicemente davanti ad una folta platea di cronisti. Non è un mio ritorno in campo, ha precisato Giulianta a margine dell'evento, è solo una conferenza ed io in questo momento sto cercando di capire le dinamiche di una politica che non comprendo più, in cui spesso e volentieri la variabilità è di natura personale. Io sono funzionale o perlomeno riesco a muovermi nell'ambito di un progetto e fino a quando non vedrò questo evidentemente rimarrò ai margini di questa partita perché non mi interessa ciò che si gioca a titolo personale. E dicono che il centrosinistra è più forte, se non altro perché c'è il filotto governo, regione e comune, e poi soprattutto perché gestisce ormai da anni la appetitosa torta della ricostruzione che ovviamente crea consenso. Guarda, io sono convinto di una cosa, che un approccio come quello che tu stai sottolineando, che peraltro è un approccio reale, è in realtà la replica di ciò che da moltissimi anni questa città vive e che comunque sottolinea quello che ritengo sia il dato che mi è più difficile digerire. Questa è una città che ha perso identità, questa è una città che ha perso orgoglio, questa è una città che è la parodia di se stessa rispetto ad un passato che l'ha vista protagonista.